Questo cavalletto, c'è una storia, questo cavalletto me l'hanno regalato i miei genitori quando ero alle superiori, al liceo artistico, e quel momento è stato per me una sorta di battesimo, perché in quel momento sapevo, è come se mi avessero dato, fosse ufficiale, che io ero pittrice, ed è stato emozionante, è come se mi avessero regalato forse uno dei tesori più grandi che mi potessero regalare. E mi ricordo che prendevo il cavalletto e andavo in montagna, in campagna, me lo prendevo con lo zaino, con i colori, le tele, e da sola me ne andavo per i campi, in giro per le campagne, qua nei dintorni. E sembrava un po' folle. E poi ascoltavo, mi ricordo sempre Vivaldi, avevo sempre le cuffiettine, allora c'era il Walkman. Sento in parte napoletana perché ci ho vissuto 18 anni, ma non solo che ci ho vissuto 18 anni, come l'ho vissuta. Cioè non è che sono andata dicendo io vengo da un'altra terra e adesso vengo qua. Cioè sono andata là come se fossi in un certo senso vergine e quindi ho assorbito tutto quello che c'era da assorbire, quello che pensavo che fosse giusto assorbire. Io l'ho vissuto intensamente, 18 anni. Sono diventata parte integrante, per me se penso al Vesuvio penso a una madre, cioè per me era stata una sorta di madre per 18 anni, non è che una madre bella e buona te ne vai, non è più tua mamma, resta tua mamma lo stesso. Praticamente la voglia di non lasciare più niente in sospeso e di non fare più le cose, come si dice? Così, tanto per farlo, anche in modo un po' superficiale, cioè, sempre queste confusioni, invece stavolta ho voluto qualcosa di serio e quindi stavolta è stato diverso, proprio diverso. Io so quante volte ho lasciato stare di, per esempio, di dipingere perché magari avevo altre cose, però stavo male fondamentalmente perché io non ci riesco a non creare, io non ci riesco a non... Allora magari non, che so, non scrivevo, che è una delle mie prime passioni, non scrivevo, non dipingevo, allora va bene, proprio il dolore lo sei. Cioè comunque il corpo somatizza il fatto che tu non vivi in equilibrio con quello che pensi e quello che fai. Cioè uno dice tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, in realtà invece la vita dovrebbe essere che in mezzo non c'è niente. E per niente a un certo punto mi trovo in questo campo e inizio a vedere le cose attorno a me, capisco che le cose attorno a me danno delle emozioni forti, talmente forti che cioè, a un certo punto diventa come se tu ti isoli completamente, inizi a sentire che tutte le cose ti entrano dentro, ti attraversano, ma che può essere un fiore, che può essere una farfalla, che può essere un incrocio di rami, che può essere un paesaggio, che può essere un'emozione che ti dà una persona, che può essere la rabbia, c'è così tante piccole cose che non ti toccano soltanto, ma che ti penetrano. E a un certo punto diventano un groviglio quasi, diventano così tanto forti che senti che ti possiedono il corpo a livelli che te la senti proprio sotto la pelle, ti senti che la tua pelle è semplicemente uno strato che riveste tutte queste emozioni e senti che soffri, c'è un dolore, diventa quasi un dolore perché dici io non ce la faccio più a tollerare tutte queste... tutti questi input, queste cose che ti entrano dentro. Allora in quel momento dissi, in quel campo a 13 anni, dissi devo trovare il modo per avere delle parole o riuscire a trovare il modo per far uscire fuori quello che c'ho dentro, perché per me è troppo doloroso. Io non ce la faccio a sopportare questo carico. Quindi devo spurgare, devo buttarlo fuori in qualche modo.
e devo trovare qualcosa che mi aiuti a farlo. E là mi è venuto fuori questa cosa, vabbè, ok, dipingo. È una cosa che non conosco, dipingo, l'imparo. E ho iniziato là praticamente. Infatti molto spesso la cosa a cui ho pensato in questi giorni è che, per esempio, io uso molti colori quasi sfacciati, quasi, non spero, non volgari, però a volte magari lo sanno anche essere, perché è quello che devono dire, è quello che devono essere in quel momento, devono essere volgari. A volte invece sono magari più leggeri, più equilibrati fra di loro, ma a volte no, perché è quello che c'ho dentro, quello deve venire fuori ed esce fuori. Allora magari a volte qualcuno dice, ah, ma allora sei un po' come quando canti, no? Che dice, ah, ma allora sei allegra se canti. No, sono a merda, ma ho bisogno di cantare. Questo mi fa tirare fuori quello che c'ho dentro. Perché se sto male e devo piangere, non è l'unico modo. Anzi, è bello quando stai male e il tuo dolore diventa sorriso. Allora in quel momento arrivano anche i colori prepotenti, arrivano i colori più forti, però non è che necessariamente siano causa di qualcosa di bello che mi è accaduto. Spesso, anzi, sono il vomito di qualcosa di brutto che mi è accaduto. A volte succede bellissimo, perché a volte sai di sbagliare, è fantastico, il momento più bello è quando sbagli, perché sai che quello sbaglio ti creerà sicuramente qualcosa di bello. Cioè, proprio sull'errore che lavori. Io infatti non c'ho paura, a volte, il fatto di non avere paura di sbagliare, perché so che in qualunque momento troverò qualcosa, perché la creatività è sempre, cioè tu non smetti mai di creare, cioè quando sei poi soprattutto nel periodo, nel momento creativo, tu non smetti mai di creare, mai, tutto è creazione, è continuamente creazione, tu devi creare. E allora dici, sicuramente questo errore è fantastico, qua questo errore è capitato proprio a fagiolo, perché mo devo trovare qualcosa che non lo renda errore, ma che anzi su quell'errore prende il via, salta, ed è proprio quel trampolino di lancio, sarà proprio l'errore. A volte le sofferenze sono quelle che aiutano a apprezzare di più, quelle che ti mantengono alta la sensibilità, quello che non ti fanno giudicare nessuno per quello che sono, perché ognuno è qualcosa di prezioso, questo è bello, la diversità è quello che appunto mi piace per le persone. Questo quadro tengo particolarmente perché è uno degli ultimi, è uno di quelli che ha dato il via poi alla fase successiva di Nubi. I colori non sempre possono dare un'idea di solarità, mentre nascondono qualcosa di diverso. In questo c'è rabbia, c'è il desiderio di dirti ok, io sto qua, adesso sto qui. E sono in due in questo momento, c'è la mia parte oscura e la mia parte luminosa, c'è il mio fondo schiena e c'è il mio occhio, quindi ci sono due sguardi sul mondo che sono quelli delle spalle che se ne vanno e di quelli degli occhi che arrivano e ti guardano e, ripeto, dicono io sono qui. Viene anche tipo, sai, quelle frasi molto belle delle canzoni.
canzone di De André che dice mi sono visto di spalle che partivo, e c'è anche lui, c'è colui che se ne va, che ha finito un periodo e ne viene ad iniziare un altro, e l'occhio molto luminoso che cerca di dirti io ho una luce dentro, vedi che c'è, e infatti dentro è questi colori così forti che sono, che ricordano il sole, la luce, il fuoco, e di nuovo la lava, e di nuovo il fuoco che c'è dentro. Ci sono anche le mestruazioni, per dire io sono donna, io sono qui, sgorgo di vita come il sangue, anch'io sgorgo, la mia vita sgorga attraverso le mie gambe, ma attraverso anche il mio corpo e tutta me. Ovviamente questa figura di questa donna che entra, cerca in tutti i modi di entrare dentro qualcosa che ancora non sa che cos'è, anche lei fluttua in quest'aria che le sta attorno e che pregna anch'essa di colori. Cioè, questa figura così forte deve rimanere ancora eterea, nonostante questa forte corposità che lei cerca in tutti i modi di dare. Quindi c'è questa lotta interiore ed esteriore che è tipica anche, cioè, di questo personaggio che sta qui. Allora, quest'altro quadro fa parte dell'altra sezione che troverete sul sito, che è musica, perché non si può chiamare altrimenti, visto che nasce e si evolve e muore, il suo ciclo vitale è solo attraverso la musica, avviene attraverso la musica. A volte ho questa urgenza di dire delle cose, quindi ho bisogno di un brano in particolare. La cosa che mi ha fatto un po' sorridere è che all'inizio non sapevo di vivere in simbiosi con il pezzo che stavo ascoltando, e praticamente mentre ascoltavo il pezzo, cioè mentre dipingevo, mi è capitato di sentire diversi brani, ed era buffo perché ovviamente il tratto cambia, perché ha tutto un altro modo di interagire con le corde interne, e quindi venivano dei lavori che prendevano 3-4 tipi diversi di linee. Compreso questo, praticamente ho iniziato ad ascoltare un solo brano per ogni lavoro. Cioè, lo ascolto di continuo, e che dice vabbè, ma ti puoi scocciare di ascoltare sempre lo stesso, invece no, perché è proprio quello che mi serve per dire quello che voglio dire, non potrei dirlo con un altro pezzo. Per lo più è musica classica, che è quello che in qualche modo riesce a toccare appunto le corde più profonde. Mi piacciono quelle parti soprattutto dove ci si apre, dove il segno deve aprirsi e deve correre sulla tela. È un correre di note, è un correre di sensazioni che corrono e si rincorrono l'una con l'altra. È particolare, molto bello come sensazione, perché ripeto, è come se il corpo fosse da una parte, ma la sua musica sta in accordo con l'altra musica e creano quello che poi si vede, insomma, un concerto di colori, un concerto di linee, un concerto di movimenti, ed è piacevole. Ovviamente fino a che sento l'esigenza che questa musica che mi deve accompagnare, poi a un certo punto dico ok, basta, non voglio più ascoltarla, non ce la faccio più, ed è in quel momento che il quadro finisce, perché non ho più niente da dire. Ovviamente anche per questo sono, anche se ovviamente sono linee astratte, sono colori astratti, ma in realtà anche questi vengono da una serie di emozioni precedentemente riprese e precedentemente intrecciate tra di loro, anche in questo. Quindi spesso mi hanno chiesto, ma appunto perché non rifare il vero? Io non voglio fare il vero, voglio fare quello che vedo,
e quello che vedo non è una fotografia, ma è quello che della fotografia sento. E ripeto, la musica mi aiuta a tirarlo fuori. È un veicolo, uno strumento, io a volte non lo so se poi è uno strumento, un mezzo, non lo so che cos'è, però mi aiuta. E ripeto, non c'è una linea che non venga da una nota di quella musica specifica, tant'è che infatti i titoli dei quadri che appartengono alla sezione musica, ciascuno di loro ha un nome che si riferisce alla sinfonia o al brano che stavo ascoltando in quel momento. Nella sezione nudi è ovviamente l'animo umano che si denuda davanti alle persone, davanti a se stesso soprattutto, e poi ovviamente davanti agli altri. Ovviamente sono dei nudi che mi appartengono in qualche modo e che nel tempo hanno avuto una sorta di evoluzione, ma può essere anche che non si tratti di un'evoluzione, potrebbe essere anche un'involuzione, io questo ancora non lo so. Spesso mi è stato chiesto se i nudi che erano ritratti fossero i miei. Ovviamente non erano i miei, non venivano da me, quindi in automatico potevano essere in parte anche i miei. Poi nel tempo questi nudi sono diventati più carnali, più materiali, più spessi, e mano a mano praticamente ho usato il mio corpo perché venissero fuori i nudi, quindi in effetti ho reso i miei lavori più miei, più personali, ancora più personali, perché comunque lo sono, tant'è che io credo, ovviamente parlo per me, però quando si dipinge non è che pensi a quello che gli altri possano pensare del lavoro, cioè non ti interessa quello che gli altri possano pensare in quel momento, sei tu che parli con la tela, quindi alla fine è come se io fossi diventata man mano più consapevole sulla tela e quindi man mano più corporea, più corposa sulla tela. Nella tela ovviamente anche queste, come nella sezione di musica, anche queste comunque sono state accompagnate da musiche particolari che hanno dato un ritmo all'opera, hanno dato, e quindi c'è sempre questo fatto di creare dei fondi dove ci sono colori e dove non è più quello che sta dentro, ma quello che sta dentro oramai è fuori. È diventato aria, è diventato un contorno della figura. Anche se non so dove parcheggiare. I corpi si sono tesi a... Lo scopriremo solo... Tra Roma e Modena.